A proposito di Movimento 5 Stelle, segnaliamo queste parole di Beppe Grillo. Ci saranno a Roma, se il Movimento 5 Stelle vincerà, effetti collaterali pesanti. A Roma ci baseremo sul programma, un programma straordinario. Non dobbiamo prendere in giro i romani nell'immediato futuro. Se governeremo, buongiorno e bentrovata ai CG Regione Roberta Lombardi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Lombardi, insomma. Coraggiose queste dichiarazioni di Grillo. Azzereremo tutte le amministrazioni, avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere perché, persone che perderanno il lavoro, i miracoli non li fa nessuno. Questa è una novità, insomma, uno tsunami nelle ultime ore per ciò che concerne la capitale. È semplicemente un discorso onesto, come siamo abituati a lavorare e ragionare. È inutile andare a fare un programma che è un libro dei sogni, perché per noi un programma è un impegno vincolante con gli elettori, ma bisogna dire passo per passo, nel medio e nel lungo termine, che cosa si può fare per far rinascere questa città. Quindi il nostro programma sarà articolato in questa maniera. A 3 mesi si può fare questo, a 6 mesi si può fare quest'altro, a un anno si potrà fare quest'altro ancora. Cioè, chi andrà a votare poi il Movimento 5 Stelle saprà tutto quello che sarà fatto poi. Assolutamente, assolutamente. E poi io mi vorrei ricollegare, perché c'è stato un fraintendimento sulle parole di Beppe relativamente alla rivoluzione, o comunque insomma al fatto che all'inizio sarà Sì. anche difficile magari riuscire a sradicare un sistema che insomma così incancrenito nell'amministrazione romana, che ha portato poi alla situazione in cui viviamo noi cittadini romani. E relativamente soprattutto al discorso del personale, di dipendenti, Sì. anche perché poi insomma è stata unita un po', come dire, artatamente, una mia dichiarazione a commento delle dichiarazioni della Madia sui licenziamenti dei dipendenti assenteisti che venivano dal caso di Sanremo. Sì. Allora, io vorrei tenere ben chiare le due cose e fare chiarezza su questo punto, perché oggi ho visto anche molta confusione in rassegna stampa. Sì. Beppe ha detto: nel momento in cui tu vai a sradicare un'amministrazione e tutte quelle clientele che a quell'amministrazione facevano capo, quindi che ne so, appalti affidati a cooperative non perché le migliori aggiudicatrici di un bando di gara, ma in affidamento diretto perché allungano la mazzetta al dirigente di turno, Sì. ok? È ovvio che se io vado a rimuovere quel dirigente o a licenziare quel dirigente, la cooperativa di riferimento non potrà fare più affidamento sul fatto che il lavoro gli arrivi direttamente, ma dovrà partecipare a un bando. E partecipando a un bando non è detto che sarà la migliore, con la prestazione migliore al prezzo migliore per quel genere di prestazione, e quindi magari quella cooperativa perderà un bando e dovrà licenziare delle persone, che spesso e volentieri sono stati anche il bacino elettorale di quei politici che poi mettevano nei posti giusti i dirigenti, ok? Questo è il pensiero, nel senso, nel momento in cui tu vai a spezzare un legame malato tra l'amministrazione che dovrebbe fare l'interesse dei cittadini e invece fa gli interessi dei pochi, e quei pochi che foraggiano politici e amministratori compiacenti, è ovvio che qualcosa, un terremoto all'inizio capiti. Poi altra cosa erano le mie dichiarazioni invece a commento del licenziamento dei dipendenti assenteisti. Fanno bene a preoccuparsi i dipendenti assenteisti, perché se sei assenteista c'è una legge che prevede che tu vada a casa. Se tu sei un dipendente che lavora, non hai nessun tema di preoccupazione. Infatti qua si può preoccupare chi ha la coscienza sporca su questo Eh argomento. beh, direi, chi ha la coscienza di fare, ma d'altronde insomma nella vita reale, al di fuori anche della pubblica amministrazione, nella vita dei dipendenti privati, sono un dipendente privato, se non lavoro è normale che il mio datore di lavoro mi mandi via. Lombardi, com'è andato l'incontro con il prefetto Gabrielli? È stato un incontro molto collaborativo. In realtà l'incontro era più che altro con il capo della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, perché si parlava di edilizia residenziale pubblica e di tutte, diciamo, le irregolarità che Comune, Regione e Ministero stesso, che ha un'attività di vigilanza generale sui soldi che stanzia delle nostre tasse ogni anno per realizzare edilizia residenziale pubblica, appunto stanno perpetrando queste irregolarità. E il prefetto ha portato la sua testimonianza da prefetto, quindi da colui che poi è responsabile insomma anche della gestione
della sicurezza e dell'ordine pubblico nella città di Roma, rappresentando con me quelle che poi sono le tensioni sociali che stanno scaturendo. D'altronde anche questo, tra l'altro, è un tema collaterale a Mafia Capitale. Non ci dimentichiamo che uno dei filoni di business della cupola del mondo di mezzo era l'emergenza abitativa. Uh-huh. E nel momento in cui tu stanzi soldi dei cittadini per andare a calmierare l'emergenza abitativa, e in realtà questo calmieramento non c'è perché regione e comune non vigilano che effettivamente la legge sia rispettata, vai ad alimentare in un momento di crisi del genere, crisi economica, in cui le famiglie non ce la fanno più ad arrivare a fine del mese, ovviamente altra emergenza abitativa. E quindi, diciamo, abbiamo raccontato come cosa succede nel mondo reale ai signori del Ministero. Insomma, tornando alla questione Movimento 5 Stelle e elezioni a Roma, si può dire che chi voterà il Movimento 5 Stelle deve sapere che nell'immediato qualche romano potrebbe anche un po' incazzarsi per quello che accadrà nel breve termine. A medio e lungo termine invece il progetto sarà vincente. Ci sono delle rigidità nel sistema che dicevamo anche prima. Nel momento in cui tu vai magari a riorganizzare, adesso mi viene in mente, faccio un esempio, Atac ha 12.000 dipendenti, sì, di cui 5.000 sono personale viaggiante, 300 più o meno sono controllori, e in Atac noi abbiamo un'evasione del biglietto quasi del 50%, forse i controlli sono un po' pochini, e l'altro personale è personale amministrativo. Quindi magari si tratta di riequilibrare la proporzione tra personale viaggiante, personale che fa controllo della biglietteria e personale amministrativo. È ovvio che poi quando una persona cambi lavoro hai delle resistenze, poi i sindacati hanno usato sempre queste resistenze come, come si dice, metro di contrattazione, no? E anche, insomma, ma siete pronti quindi a vedervi la gente con i fischietti, giù le mani, Grillo a casa, cose del genere, perché questo succederà, eh? Allora, io penso che se tu fai una politica onesta, appunto, non puoi, e puoi anche affrontare fischietti e proteste, ma lo puoi fare a viso alto, con franchezza, guardando la persona davanti, il tuo interlocutore, negli occhi e spiegandogli esattamente come stanno le cose, anche perché gliel'avevi già detto prima, quindi non è una sorpresina post campagna elettorale. Se io in campagna elettorale, prima della campagna elettorale, dico, facendo un esempio, ritornando all'esempio di prima, i dipendenti ATAC, signori, nessuno vi vuole mandare a casa, ma riorganizziamoci sul territorio perché dobbiamo far funzionare i mezzi pubblici, mantenerli, far pagare i biglietti e dare la possibilità ai cittadini romani di muoversi in maniera, nella maniera più democratica possibile, cioè usando il servizio pubblico locale. Io te lo sto dicendo prima, certo, ti sto guardando negli occhi e ti dico: nel mio programma io ho questo progetto. Poi sta a te, cittadino romano, e anche magari dipendente ATAF, che sei pure cittadino romano, decidere se andare a far fallire l'azienda ATAF e lì effettivamente creare problemi di mobilità e poi disoccupazione, oppure se metterti in gioco anche tu e dire: sai che c'è, voglio fare anche io il mio per riuscire a risollevare la mia città. Che pensa delle dichiarazioni del ministro Lorenzin riguardo a Marchini e l'appoggio congiunto di Forza Italia e del Partito Democratico? Anche se poi c'è da dire che Forza Italia, ad esempio, questo fine settimana è a Bologna insieme a Fratelli d'Italia e alla Lega di Salvini. Beh, quindi credo innegabile che le idee sono un po' confuse. Ma io penso che non sia una meraviglia, cioè è una cosa nuova, dal 2011, dal governo Monti, che c'è il Partito Unico della Nazione al governo. Io penso che invece al momento ci siano effettivamente due poli contrapposti. Uno è il sistema partiti, che ha portato alla situazione in cui siamo sia come paese che come città di Roma, e dall'altro c'è una forza politica fatta da cittadini che fanno attività politica come un servizio sociale a tempo determinato e poi ritornano in quel paese che sperano di aver migliorato con la loro azione politica, anche perché dovendoci ritornare, quantomeno per un fattore egoistico, uno cerca, certo, di migliorare le condizioni del posto dove tornerà. Lombardi, prima di salutarla, un commento su questa idea partorita dall'INPS, vitalizi ridotti alla casta e assegno ai 55 anni, che ne pensa?
che si va nella direzione di un reddito di cittadinanza che noi cerchiamo di introdurre come che abbiamo introdotto in realtà come tema da ormai un anno e che su cui incontriamo resistenze del governo, tant'è che il governo stesso ha sconfessato, ha cestinato subito la cosa, sì. Sì. Però c'è questo problema, cioè il problema del reddito di cittadinanza o comunque insomma di un reddito che venga sganciato dall'attività lavorativa, anche se poi all'attività lavorativa fa riferimento, però diciamo è un reddito di dignità. Tu devi mettere in condizioni le persone di riuscire a vivere dignitosamente. Poi nella nostra proposta di reddito di cittadinanza, essendo rivolto a una platea più ampia, perché non solo prende diciamo dai 55, cioè non c'è un criterio anagrafico, ma c'è un criterio reddituale che poi è il parametro dei 780 euro mensili stabilito dall'Istat, non da noi. Noi diciamo a tutti, noi ti diamo questo supporto per vivere, però nello stesso tempo tu devi fare una ricerca attiva di lavoro, quindi fare formazione, andare a fare colloqui. Se rifiuti per 3 volte proposte di lavoro, perdi il diritto al beneficio. Questo fa sì che le persone abbiano una stabilità economica che permette effettivamente di avere fiducia nel futuro, di riprendere a consumare, di rilanciare quindi quella che è l'economia italiana. Grazie a Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus, e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.